Poteva andare sicuramente peggio alla donna di 62 anni, residente a Fano, alla guida della Fiat Punto. Pochi centimetri ed il rimorchio impazzito avrebbe completamente schiacciato l'auto, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Invece, lo spigolo in alto a sinistra della bisarca ha solo sfiorato l'auto, comunque colpendola e causando il ferimento della donna trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro per accertamenti. Il rimorchio a due assi dell'autocarro, condotto dallo stesso proprietario del mezzo, un pesarese di 53 anni, che trasportava componenti per cucine di una ditta nel pesarese, procedeva in direzione monte e, dopo aver percorso la rotatoria ed aver iniziato il tratto rettilineo di via Aldo Moro, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso aderenza al suolo e si è coricato su di un fianco, invadendo completamente la sede stradale e mettendo fuori uso la motrice del mezzo. Il pezzo di interquartieri che va dalla rotonda della Trave fino a via Aldo Moro è rimasta chiusa al traffico fino a tarda sera per consentire il trasbordo su un altro mezzo del carico e la rimozione del pesante rimorchio dalla sede stradale con una potente autogru. Sul posto, oltre al 118 per prestare soccorso alla donna, è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e l'area del sinistro, oltre a due squadre dell'infortunistica del comando dei vigili urbani di Fano.